In realtà sono qua in duplice veste, e cioè quella di presidente e dirigente generale superiore di Guardia Nazionale Ambientale e di presidente incoming del club Rotary Urbe Eterna, Roma Urbe Eterna. Il principio valoriale, diciamo, che possiamo dare a questa giornata è sicuramente ricordare che la felicità si può anche, come dire, affiancare e far coincidere al benessere sociale, al benessere culturale e al benessere ambientale. Quindi abbiamo portato il nostro contributo sia come Guardia Nazionale Ambientale sia come Club Rotary, proprio per stabilire appunto questo punto di concetto, il donarsi agli altri per strutturare un mondo migliore dal punto di vista ambientale e dal punto di vista sociale, prettamente sociale, quindi ambientale per quanto riguarda la Guardia Nazionale Ambientale e sociale per quanto riguarda il Rotary, come con tutti gli interventi strutturali per il miglioramento delle condizioni di vita anche dei più disagiati in tutto il mondo. Ecco, i miglioramenti strutturali nella società dal punto di vista ambientale, nella tutela degli animali e nella tutela dell'ambiente sono il contributo e la ricetta per arrivare alla felicità. Un evento che ha portato splendidi relatori con delle eccellenti relazioni che hanno osservato il valore della felicità sotto una pluralità di punti di vista, e cioè dal punto di vista prettamente economico, dal punto di vista prettamente infrastrutturale, quindi e dal canto nostro, dal punto di vista della tutela ambientale, quindi dell'aspetto protezionistico ambientale degli animali e dall'aspetto dello sviluppo sociale e della crescita sociale anche dei popoli più disagiati. Quindi un evento che ha analizzato a 360 gradi la ricetta per la felicità e soprattutto un altro incontro importante tra pubblico, privato e vari attori di grande livello e di prim'ordine nel mondo, diciamo, delle attività produttive, nel mondo delle istituzioni e nel mondo dei dirigenti, diciamo, della classe dirigente di questo paese, uniti per un fine comune, che è quello appunto della felicità, da non sottovalutare, perché è la base della vita.